caricare. Come fai a saperlo? Automatico. Cioè, scarica in automatico. Beh, però in cabina ti segnala che ti devi fermare. No, vai, scarica e poi lei continua a immagazzinare. Una catena di montaggio. Pronto? Perché? Cioè, perché? Alta densità. Questa non è un'alta densità, è una macchina standard. La macchina ha circa 12.000 fino a 14.000 kg di spinta al pistone. Beh. È una balla che ha una produzione oraria. Vabbè, la ghia da Nirli, che ora è la chiusa. 70, 75, 80 balle ora. 6 legatori doppia asse, versione americana. Sono da una dimostrazione trattor a Modena. Raccoglitore da 2 metri e 30 cm di raccolta. Vabbè, ma che ne è? So che era venuta Laura. Il settore senza camera. Almeno mi ero riuscito una chiamata, a me sono andato via dalla moglie alle 9:30, noi qua. Volano di dimensioni quasi un doppio rispetto alla costruzione. Non parliamo dell'alta dei condanni. Certificato 70-80 kg più di ogni macchina della concorrenza. No. Questo cos'è legato? È legato a quello che ho detto prima. Quando arrivi, volano sovradimensionato, scatola sovradimensionata. Il problema spinta cos'è? Il problema spinta è legare tutto il posteriore a sopportare negli anni questa spinta. Sapete che nel sud Italia, soprattutto a Foggia, ogni macchina, ogni prestaquadra gigante deve produrre dalle 15 alle 20.000 balle l'anno di paglia. I clienti devono ammortizzare la macchina in 5 campagne, quindi siamo vicini alle 100.000 balle. Oggi con la gente che c'è, due per ognuno, noi non ci arriviamo a 100.000 valle. Questa viaggia, tu viaggi così con un valle, hai più piano. Altra cosa, dovresti incolparti la macchina. Qual è il segreto? Soprattutto per le macchine con te. Il controllo di sicurezza? No. Praticamente, una pressione sovradimensionata per evitare. Ma in caso di svoltamento niente al punto mobile presta tutto. Praticamente il tanto in cattiva abbassa il punto della macchina. Dicevo prima, la rotopressa, la 180 è nel campo delle rotopresse, il nostro logico, perché macchina strutturata, grande avanzamento, grande capacità, pressione, perché sono reali, cambiare la rete, quando basta giocare con la base, non è che ci sono la macchina, va al corso finito la vita media della macchina stessa, però è un gioiello. Come ho detto prima, arrivare a vendere 60 di quelle
le macchine lì all'anno è un mezzo a quarto, vuol dire che il prodotto è stato concentrato al centro per la 30 quadra volendo può avere il medesimo avanzamento, anzi potrebbe addirittura superare in velocità di avanzamento da un mezzo. Macchina creata specialmente per il biogas, 145 cavalli, motore in fase 4, senza nessun post-trattamento allo scarico. Non c'è catalizzatore, non c'è filtro antipanforato, non c'è urea, non c'è niente. Motore JCB brevettato.
macchina con impianto low sensing, pompa portata variabile, 140 litri al minuto, braccio monolitico, assali ad alta portata con freni ad accumulatori da snodo, macchina completamente servo. Questo è il top per quanto si vuole chiedere dalla produzione di telescopici GSM. I telescopici disponibili sono 6, tutti con omologazione trattore agricolo, compreso questo, con traino fino a 20 tonnellate, con frenatura pneumatica o idraulica. Cabina con aria condizionata, luci di lavoro anteriori e posteriori, ventilatore con inversione del flusso per la pulizia automatica dei radiatori di serie. Abbiamo, come ho detto, servocomandi, sedile a sospensione pneumatica a richiesta, braccio monolitico e esclusiva per il mercato, distacco della doppia trazione quando non ci serve. Vediamo il braccio realizzato con la piegatura a freddo di una lamiera, per cui non ci sono saldature sul braccio, il naso è di pezzo e la geometria snella su questa macchina ci dà una forza di quasi 7 tonnellate di sforzo possibile. La gamma va dai 15 quintali 4 metri fino con omologazione agricola ai 35 quintali 14 metri e la portata massima raggiungibile sono i 50 quintali. C'è per paura di buchi, non è che esce mossa la stalla, ma forse la terza, no, la terza è quella già legata, hai variato la misura della palla mentre lavoravi, la variazione della misura la devi fare, no, la variazione della palla, secondo me si è mosso quasi un lato sopra, ha fatto uno scatto la stella di sopra, perché quelli di Milano già legati, ma poi c'è quella di accavallare anche la colonna mi ha fatto niente, ma si mai vuole